Ciao a tutti, stasera 2 più 1, un po' in ritardo sulla tabella di marcia, comunque vediamo il da farsi. Nostro avversario 2156, nostro The Lucky Master è un po' sceso, mannaggia, però lo spirito giusto è quello di puntare a rifarsi e quindi let's go con il nostro fianchetto di re in G2. E4 si rientra in un inglese con fianchetto. A3, togliamo la casa B4 ai cavalli neri. Alfiere D2, con l'idea eventualmente di riprendere in C3 con l'alfiere. E nel caso in cui non cambi il nero, cambiamo noi e piazziamo comunque l'alfiere. Interessante, qui il nostro avversario si aspetta probabilmente una mangiata di cavallo con D2 e matto, ma noi non ci lasciamo sorprendere e a costo di cedere la coppia degli alfieri andiamo comunque sia a parare questa minaccia. Qui il nostro avversario 1,30. Contrastiamo la colonna C. Poi là. La partita si avvia verso una rapida patta. Cambiamo. Cambiamo. Eventualmente riprendiamo in C1. Questo alfiere in qualche modo è limitato dalla presenza del pedone D4, il nostro alfiere invece no. Che questo sia un vantaggio sufficiente per portarsi a casa il punto, la vedo tostissima. In ogni caso, abbiamo un vantaggio di tempo, vediamo se riusciamo a sfruttarlo. Il problema è far entrare in gioco questo alfiere. E questa è la manovra giusta per. Qual è l'idea? B7, A6, C4. È vero che il nero può impedire questo piano con B5, avesse lasciato la do. No, ma no, ma no! Ho perso il pedone, mamma. Mannaggia, mannaggia. Vai, vai. Che dobbiamo fare? Questo è difeso, questo no. Cominciamo. Ma no, ma. Ho perso un pedone così, a gratis, senza un vero perché. Allora, qui l'alfiere in C4, dopo eventualmente la spinta del pedone in B5, non può più essere attaccato. È vero che sembra quasi un pedone, però va a picchiare su questa. Qui devo fare attenzione che ancora da B4 mi entra l'alfiere lì. È proprio il tipo di partite che si rischia di perdere. Mannaggia. Allora vado qui, vado lì. Qui non posso sacrificare che c'è la donna. Siamo concreti. Entriamo in un finale. Pedone in meno, però. Alfieri di colore contrario. E si tiene. E infatti il nero, giustamente, che è in vantaggio, preferisce tenere in gioco le donne. Avrei fatto una scelta analoga. Ok, qui si attacca con 3, ok. Difendiamo. Attacchiamo en passant il pedone in E6. Si può mangiare il pedone in E6? Bah, so mica. Teniamolo qui in C4. Difende qui, difende qui. Qui riprendiamo di pedone. Qui centralizziamo la donna. Ora, qui i pedoni sono pari. Il vantaggio di tempo è di The Lucky Master.
Cerchiamo di non perdere tempo. No, 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 no. Ok, adesso però si entra sulle case chiare. Perso un pedone. Un altro, però. Rischiosissima. E vai. Allora, ce l'abbiamo fatta. Anche qui, posizione strapari. Si perde per giunta il pedone nei due. Si propone un cambio di donne per entrare in un finale con un pedone in meno, ma con gli alfieri di colore contrario, che vista la struttura pedonale di ambo le parti, dovrebbe essere fatto. E poi alla fin fine, nella concitazione dello Zeitnot, alla fin fine, da Lucky Master, riesce a portarsi a casa anche questa sera un punto. Spero che la partita vi sia piaciuta. Mettete un like in tal caso, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina per vedere i prossimi video. È stato un piacere e alla prossima, sempre in gamba.